Salve a tutti ragazzi, io sono Lego Master e oggi siamo tornati su Fortnite per un nuovo video. Oggi andremo a fare una random boss challenge con i boss della stagione 7, capitolo 2 di Fortnite. Infatti se mi capiterà Sunny potrò usare solo le armi bianche, se mi capiterà Joy solo le armi verdi, Zig solo le armi blu, la dottoressa Sloan solo le armi viola e Rick Sanchez solo le armi leggendarie. Quindi direi che possiamo mettere la skin casuale e noi ci vediamo direttamente in partita. Ok, siamo in partita e ci è capitato Rick. Visto che è un pochettino difficile trovare le armi leggendarie a inizio partita, userò soltanto una pistolina e appena troverò le armi leggendarie la lascerò e userò solo quelle. Niente, ho aperto una chest ma ho trovato il fucile a pompa blu. Ok, ho trovato una pistolina. Adesso lottiamo un altro posto per i colpi e poi vediamo. Andiamo qua in questa cesta se c'è qualcosa. Niente, una mitraglietta. No, c'è un pollo lucido. Ok. Prendiamo queste pelle. Ho aperto una casa normale e ho trovato uno spasso. Va bene. Facciamo così. Com'è che quando non registro trovo sempre casse leggendarie e quando registro non le trovo mai? Niente. Altra chest. Una pistola pesante, ok. Lasciamo questa e facciamo così. Addio pistolina. Altra chest. Niente. A questo punto direi di andare a cercare delle persone, magari in safe anche. Niente. Ok, ci sono qui delle persone. Uno è appena morto. Niente. No, l'hanno ucciso. Sì, però un pochettino di mira. Niente, oggi la mia mira non c'è. Niente.
Niente. Ok, 106. Si pusha. Come minimo si sarà già curato del tutto, ma vabbè. Infatti. Ok, siamo atterrati e ci è capitata Sunny. Quindi possiamo usare solo le armi bianche. E qui già vedo un player che sta atterrando. Quindi ci sono gli scillini. Ovviamente le cure non valgono, perché sennò sarebbe troppo difficile. Quindi andiamo ad uccidere questo. Un bomb. Ok. Ok, morto uno. Ma avevo visto che c'era un altro tizio qui. Mi sa che infatti è andato in quella casa là. Noi lo lasciamo stare per adesso. Ok, c'è un player là dentro. Vediamo se riusciamo ad andarlo ad uccidere. Si sta facendo un'arma. Qua dentro. Madonna, che armi che aveva questo. Ci ha tirato anche lui un bel colpo comunque, no? Direi che ci curiamo e andiamo a cercare altre persone. Questo qui aveva delle armi comunque. Ok, facciamo l'ultima partita e in questa partita ci è uscita Joy, quindi possiamo usare solo le armi verdi. Sono venuto qui a lande letali perché, cioè sì, a rapide rischiose, perché comunque non ci viene nessuno e ci sono tante casse. E invece c'è un player, o forse anche di più di uno. Ok, qui c'è una chest, speriamo arma, no, arma blu. Ah, niente, cerchiamo altre armi. Ti prego, arma verde, sì, arma verde. Ok, adesso direi che possiamo andare a cercare il player che ci veniva a disturbare. Dopo aver preso questa chest, niente, AK. Andiamo a cercare quel player. Ho trovato un tattico verde finalmente. Direi di spostarci verso il centro della mappa. Qua c'è un player che sta cercando di editare. Noi lo laseriamo ed è one shot. Giustamente, lo lascio one shot. Ho scappato via. L'abbiamo ucciso finalmente. Ok, quindi facciamo così. Ok, abbiamo trovato anche una mitraglietta. Adesso vorrei farmi un pochettino di mazzo e cercare magari altri qualche altra chest, perché non mi piace la mitraglietta silenziata e vorrei una mitraglietta normale. Sì, ma trovo solo armi blu. Ma ci pushano. Andiamo a pushare. Si è fatto pure lo shieldone questo. No.
Sì, ma guarda che armi che aveva questo però. Ma tutti quelli che uccido c'hanno delle armi troppo forti, ma dai. Niente. C'è un player qua fermo. Non so che cosa stava facendo, ma va bene. Comunque, una kill in più non ci guasta. C'è un altro player qui. Dov'è? Ok. Questo qui era bianchissimo, ma va bene. Ok. Curiamoci e andiamo in safe. C'è un altro player qui, direi di uccidere anche lui. Sta sparando un altro tizio. Ok, non l'abbiamo craccato. Vediamo se si sporge un altro po' che lo uccidiamo. Però vorrei vedere anche dov'è quell'altro lì. Però niente, no. Mi aveva preso qualunque cosa che non dovevo prendere. Iscrivetevi al canale perché grazie a YouTube ho scoperto che il 90% delle persone che guarda i miei video non sono iscritti al canale, quindi iscrivetevi e attivate anche la campanella così vi arrivano le notifiche. Ok, questa challenge finisce qua. Siamo arrivati sempre sulla top 15, top 20, però comunque va bene. E niente, iscrivetevi al canale, lasciate un like a questo video e a tutti gli altri video. Attivate anche la campanella per non perdervi nessun video e nessuna live. E noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!